Bertina Lopes è nata a Maputo in Mozambico da madre africana e padre portoghese. Frequenta le scuole in Mozambico, completando gli studi secondari a Lisbona. In questa stessa città frequenta il corso di pittura della Scuola Superiore di Belle Arti ed entra in contatto con noti pittori quali Carlos Botelho, Vespeira, Albertina Mantua, Costa Pinheiro, Nuno Sampaio ed altri. Nel 1953 torna in Mozambico, dove tiene per 9 anni la cattedra di disegno nella Scuola Tecnica General Machado. Espone per la prima volta in Mozambico nel 1956. A Maputo, Bertina Lopes sposa il giornalista Virgilio De Lemus. Hanno 2 figli. Sono questi gli anni in cui la poesia di Noemia de Souza e soprattutto di José Craveirinha influenzeranno la sua sensibilità artistica e le sue motivazioni ideali. Nel 61, per ragioni politiche, sotto le pressanti repressioni del colonialismo salazariano, lascia la cattedra di insegnamento ed è costretta ad abbandonare il Mozambico, ottenendo nel contempo una borsa di studio della Fondazione Calouste Gulbenkian, dove fa esperienza con Kerubin Lapa. Nel 63, ottenuta una nuova borsa di studio della stessa fondazione, lascia anche il Portogallo e si trasferisce a Roma. In quegli anni frequenta intellettuali ed artisti come Carlo Levi, Lorenzo Guerrini, Marino Marini, Emilio Greco, Renato Guttuso, Franco Gentilini ed altri. Nel 1965 Bertina Lopes sposa in seconde nozze Francesco Gonfaloni e si stabilisce definitivamente a Roma, dove tuttora abita ed opera. Nel 1970 espone per la prima volta in Italia alla Galleria Astrolabio, presentata da Marcello Venturoli. Molti critici, fra cui Nello Ponente, Enrico Crispolti, Simonetta Lux e Dario Micacchi, ne presentano poi le opere a Roma, Venezia ed altre città. Seguiranno poi tante altre mostre personali e collettive in Portogallo, Lussemburgo, Spagna, Mozambico, Angola, Caboverde, Arabia Saudita, ex Unione Sovietica, Germania, Gran Bretagna, Cuba, Svezia, Finlandia, Stati Uniti d'America e naturalmente in Italia. Numerosi sono i riconoscimenti ottenuti da Bertina Lopes in Italia e all'estero. Fra gli altri vanno ricordati il suo primo premio internazionale di pittura, conferitole nel 1975 a Corfù in Grecia dal Centro Internazionale d'Arte e Cultura Mediterranea. Nel 1988 l'Unione Europea dei Critici d'Arte le assegna il Grand Prix d'Honneur. Nel 1991 viene insignita presso l'Istituto Italo-Africano a Roma del Premio Mondiale Carson della Rachel Carson Memorial Foundation di New York per i suoi meriti artistici e umanitari e per la sua fedeltà alle origini africane, pur entro il contesto di una personale e raffinata esperienza internazionale. Nel 1992, nella sala del Cenacolo della Camera dei Deputati a Roma, le viene consegnato il Premio Internazionale La Pléiade per l'arte. Nell'aprile del 93 è stata allestita un'importante antologica presso la Fondazione Calouste Gulbenkian a Lisbona, dove Bertina Lopes è stata nominata direttamente dal Presidente della Repubblica del Portogallo, Mário Soares, commendatrice. E a Roma, nel 1998, le è stato conferito il Premio Internazionale Beato Angelico per l'Africa. Credo che la prima cosa da dire della pittura di Bertina è quello di avere privilegiato la radice mozambicana materna e quindi africana. Ecco, noi nella dimensione europea molte volte il vitalismo è un vitalismo individuale oppure è un vitalismo cosmico, meno è un vitalismo, cioè o è un vitalismo che si esprime individualmente oppure nel quale ci si getta in una sorta di soluzione panica. Ecco, quello invece che caratterizza l'immaginazione di Bertina è un animismo che si fonda su una dimensione corale della vita, del destino,
del presente e anche del passato, quindi in una dimensione che affonda poi negli archetipi ancestrali, eccetera. Ora, tutto questo per Bertina è stato anche la base, il contenuto non solo di una prima identità esistenziale, immaginativa, ma anche di un contenuto di contestazione politica, perché tutto questo si contrapponeva ad una situazione che sia in Portogallo, dove si è formata Bertina, soprattutto anche a Lisbona con l'Accademia delle Belle Arti, sia in fondo l'altro aspetto, la radice paterna. In quel momento era in una dimensione, diciamo, di ideologia colonialistica che quindi tendeva a opprimere questa dimensione invece di realtà vitalistica popolare della realtà africana del Mozambico. Per Bertina poi c'è stata tutta una lunga evoluzione che è maturata in realtà venendo in Europa e abitando a Roma, dove è qui da una quarantina d'anni più o meno. Però questo essere in Europa non ha spento, ma anzi ha accentuato questo riferimento alle proprie radici. In realtà poi questa evoluzione ha portato ad una dimensione fantastica molto più complessa, che è quella sulla quale poi si è snodato tutto il suo lavoro, che è un lavoro che quindi corrisponde anche a diversi filoni tematici, a diversi elementi che si intrecciano anche a diversi modi linguistici. Io credo che il primo aspetto dal quale è partita la pittura di Bertina è stato quello appunto di una sorta di racconto di questo vitalismo del suo popolo. E lì c'è un intreccio proprio sul piano del linguaggio fra suggestioni totemiche e suggestioni picassiane, in sostanza, e tenta un racconto. Poi in questo racconto si comincia, questo dall'inizio degli anni 60, comincia a inserirsi anche una motivazione politica, di lotta politica. E questo lo ha portato avanti anche facendo delle ricerche di carattere polimaterico, cioè inserendo per esempio delle paglie, delle cose in dei quadri che hanno un accento particolarmente totemico, quindi in un certo senso accentuando questo carattere di una specie di sacralità magica, di sciamanismo di queste figure, eccetera. Ecco, negli anni 70 poi c'è stata un'evoluzione invece in senso non figurativo della sua ricerca e ha cominciato a sviluppare sia una dimensione di immaginario che ha una sorta di dilatazione cosmica, e quindi da questa sorta di magicità circostanziata si è arrivati ad una accentuazione animistica, come se tutto l'universo fosse magico in tutte le sue apparizioni. Naturalmente l'ha suggestionata sia da un lato questa il cielo immaginato da questa religiosità panica africana, sia in fondo anche tutta questa dimensione invece dello spazio, della spazialità cosmica degli astronauti, quindi di carattere avveniristico. Questi due elementi si intrecciano in tutto questo grande momento che prende gli anni 70 e parte anche degli 80 della pittura di Bertina, di carattere appunto di immaginazione cosmica. Nello stesso tempo però ha anche invece lavorato in senso figurativo in maniera molto più segnica, cioè cercando delle strutture, cioè meno di carattere fantastico.
Ecco, questa è stata per esempio una stagione molto importante alla quale poi negli anni 90 in particolare, ma forse anche già a fine 80 e inizio 90, è subentrata invece una situazione di gestualità, come se in fondo da questa dimensione cosmica e da una lontana partenza invece di carattere corale, Bertina fosse arrivata più invece ad una dimensione più personale in qualche modo. E allora questa gestualità è più nervosa, più decisa. Ci sono dei bellissimi quadri che Bertina in qualche modo poi ha riferito anche al Vulcano, perché sono rosseggianti con questi segni di grande energia, di grande vitalismo, ma come un vitalismo meno appunto corale, invece molto più individuale. Un'altra cosa che si può dire è che il linguaggio di Bertina è un linguaggio non elaborato formalmente, ma elaborato secondo una urgenza espressiva, cioè c'è sempre una volontà di comunicazione, una volontà di espressione che le fa inventare, direi situazione per situazione, la soluzione dal punto di vista del linguaggio pittorico. In fondo il modo di essere di Bertina africana a Roma, voglio dire, e di confrontarsi con una, diciamo, rifacendosi la propria radice, ma elaborando i dati di una cultura che è anche quella dell'europea, dell'avanguardia europea occidentale, dimostra come in fondo possa essere un'anticipazione, diciamo, di un'immissione di diversità al di dentro di un contesto che è il contesto del nostro futuro in qualche modo. Vediamo tutte le ultime opere e sono realizzate su quello che è un nuovo prodotto, diciamo così, nell'attività dell'artista, il tentativo di creare un accordo sempre più forte fra ritmo, ritmo del colore e ritmo della musica. Per cui sono quadri dal titolo Guizzo Jazz, il ritmo della musica è dentro di me, ho trovato il ritmo nel jazz e nel colore. Questo è molto interessante, già Kandinsky parlava nel 1910 di musica, colore e arte. Che cosa hai donato all'archivio? Lo vediamo scendere, sta qui fuori. Quanto grande. Quante scende? E si è dedicata a molte dedicate. Bello, bellissimo. È molto bello questo fatto di avere una storia lunga della vita, così giovane ancora, Bertinese, con tanta ricchezza di tecniche e di modi espressivi, è una cosa veramente ammirevole, è matura. Visto che sei l'ambasciatore di Mozambique, lei sa che siamo veramente nostri amici, e anche attraverso la comunità di Sant'Egidio, attraverso il nostro governo, ho incontrato varie volte il nostro
Lopes faz uma ponte bastante importante entre a África e a Europa. É uma saca. E eu faço um aqui assim e o outro assim. Quando eu vou de sistema, era o meu papá não aleixado. Nem minha mama, porque disse, do que estou vindo. Viene da un paese giovane che ha conosciuto il mondo, che ama la nostra Roma, la nostra Italia, che ormai è più italiana che africana e mozambicana, ma resta nel cuore una donna di quella terra meravigliosa del Mozambico, che è una terra amica, caro ambasciatore dell'Italia. L'Italia porta l'orgoglio di aver dato un piccolo aiuto alla pace, finalmente. Perché Pida mi voleva prendere quando sono ritornata in Italia, per aiutare Mozambico. Cittadina italiana e cittadina mozambicana, e una grande artista. Grazie. Grazie, amica mia. Uno, due, tre e quattro. Questo vendo a favore dei bambini. Bravo, grazie. Grazie. Puoi firmare il mio libro? Sì, Juan, ne pina no sabo. Au con un inde judo. Juan, ne.